sportivi, tifosi dell'Akragas, benvenuti alla rubrica Un Caffè Con. Questa sera siamo ospiti della pluripremiata pizzeria di Agrigento Sitari. Siamo in Viale Leonardo Sciascia, al Villaggio Mosè. E sarò in compagnia di un ospite d'eccezione. La prima tifosa dell'Akragas è già pronta al tavolo, mi aspetta per cominciare una breve ma intensa chiacchierata. Sigla e poi cominciamo. Per la rubrica Un Caffè Con, dedicata ai giganti dell'Akragas, saremo ospiti della pluripremiata pizzeria Sitari in Viale Leonardo Sciascia del Villaggio Mosè ad Agrigento. Non mancate, vi aspettiamo! Bentornati amici sportivi alla pizzeria Sitari del Villaggio Mosè. Accanto a me c'è la presidente dell'Akragas, Roberta Lala. Ciao Roberta e benvenuta. Buonasera a te. Diamoci del tu perché ci conosciamo da una vita. Tra di noi c'è una bella e sana amicizia. Come stai Roberto? Tutto bene? Sono presidente? Sto bene, sono contenta di essere in questo posto. Meravigliosa, tu conosci Sitari. Una pizza meravigliosa, tra le più buone di Agrigento, consiglio di venirla a gustare. Tu sei una buon gustaia, tra l'altro hai anche un ristorante ad Agrigento. Sì. Amo il cibo, amo mangiare, amo il buon cibo. Devo dire che in questo posto ti fanno delle pizze che sono veramente strepitose. E ami anche l'Akragas. Da poco sei la presidente. Passione da tanto tempo. Amo l'Akragas, amo i suoi colori, il senso di appartenenza, la mia città rappresentata dal calcio. Amo quelli che sono soprattutto i valori dello sport. Sì. Che sono l'amicizia, la sana competizione, il sacrificio, la preparazione, la dedizione. Sono anche quelli che rappresentano i principi della mia vita. E lo sport è importante, lo sport è tante cose, non è solo una partita di calcio. Dietro lo sport c'è la socialità, c'è l'inclusione, c'è l'amicizia, c'è il tifo sano, c'è l'entusiasmo. E io quando vado allo stadio vedo oggi sempre più presenti numerose famiglie, bambini con quegli occhi che hanno il sorriso, proprio gli occhi che sorridono, mi riempie il cuore. Avete riportato l'entusiasmo allo stadio Seneto di Agrigento. Abbiamo riportato l'entusiasmo e devo dire che Agrigento ha una tifoseria grandiosa, è veramente un altro uomo in campo. Cioè, avere questa tifoseria emoziona a me come presidente, emoziona la società, emoziona i nostri giganti. Non possiamo non parlare dell'ultima gara di campionato dell'Akragas in Serie D, quel pirotecnico pareggio ad Acireale. Akragas avanti 3-0 con l'uomo in più, poi la rimonta dell'Acireale finisce 3-3. L'Akragas, come l'ha digerita questo pareggio che è stato fuori dalla sconfitta? Tu eri allo stadio ed ero allo stadio e ho visto un primo tempo di un Akragas che non era perfetta, era di più, era strepitosa. Cioè il primo tempo è stato fatto con tre gol molto molto belli. Purtroppo poi c'è stato un calo, non capisco se è fisico o psicologico, ma una cosa è certa, abbiamo molto peccato in ingenuità, il risultato andava protetto. È un boccone amaro, per me è stata una sconfitta perché avevamo la partita in mano. Comunque rimane un punto che portiamo a casa. Un punto pesante su un campo difficile, insidioso. Su un campo molto, molto insidioso. Ricordiamo che comunque loro hanno pareggiato col Trapani. Quindi è una squadra difficile, una squadra importante, lo ha dimostrato. Con la Vibonese ha pareggiato, con la Vibonese. Un'altra squadra che punta al salto di categoria. Sono tra le prime tre. E col Trapani, hai perfettamente ragione. È una mia dimenticanza. Sì. Tra l'altro fuori casa, Trapani. Esatto. Vinceva 1-0 sul rigore e poi il pareggio del Trapani. Quindi è una squadra comunque Sei molto preparata. Ha dimostrato di avere carattere. Perché risalire di 3 gol non è da tutti, quindi il loro stato d'animo era quello che gli ha dato la forza di crederci. Dopo il primo gol ci hanno creduto e sono andati avanti in maniera spedita. Rimane comunque positivo questo il campionato dell'Akragas finora. Esatto. Sì. Perché comunque lo stato d'animo è importante, non bisogna perdersi d'animo quando si subisce il gol, ma bisogna avere quello scatto di orgoglio che deve servire a fare di più, a volerla vincere fino all'ultimo secondo del recupero. Dicevo poco fa che rimane comunque positivo il campionato finora per quelli che sono... Qualche punto in classifica manca per negligenza, per inesperienza, ecco, però... Sicuramente. Si allinea con i programmi societari. La Serie D oggi è una squadra giovane, una squadra che si sta testando in questa categoria.
Devo dire che però la classifica non ci dà torto. Noi avevamo un obiettivo, vogliamo perseguire quell'obiettivo quest'anno, che è quello di restare in Serie D. Quindi è un po' un anno di testarci Di in questa. ambientamento, di Ma assestamento. ci sono grandi progetti per il Ne futuro. parleremo più tardi di questi Sì, ci progetti. sono grandi Intanto sta progetti. arrivando l'aperitivo, ringraziamo i fratelli Sorce che hanno messo su Buonasera, questa buonasera. meravigliosa pizzeria qui al villaggio Mosè. Grazie di cuore. Grazie. Quindi Ogni bello ci sta. progetti importanti per l'Acragas, presidente, ma intanto ti chiedo, come nasce in te la passione, l'amore per l'Acragas? Cos'è per te l'Acragas, Roberta? Io devo dire che mi sono affezionata seguendo il mio compagno, quindi assistevo Che alle salutiamo partite, affettuosamente il lo grande Giuseppe salutiamo Deni. affettuosamente, quindi mi ha coinvolta. Ma quando andavo sia in casa che anche nelle trasferte, seguivo la squadra, io me ne sono innamorata. Io mi reputo innamorata dell'Acragas. Ciò che calcisticamente rappresenta la città. Io amo la mia città, amo questa squadra e credo che la città abbia bisogno di categorie diverse. Per quest'anno non siamo pronti, ma la società ha grandi obiettivi, perché comunque nella vita bisogna guardare avanti e noi siamo persone che guardano avanti con entusiasmo, con ottimismo e credo che Agrigento meriti categorie superiori e lavoreremo per questo. Ma per fare questo abbiamo anche bisogno delle strutture adeguate, questo è un tasto molto dolente, Davide. Un brindisi all'Acragas. All'Acragas. Un brindisi all'Acragas. E parliamo di impiantistica sportiva, perché se si va in categorie superiori È serve necessario. ammodernare lo stadio. Diciamo E lo stadio è che senza un impianto di illuminazione. io ieri sera, ahimè, ho pubblicato, dopo essere uscita dallo stadio 10 Reale, una foto di quello stadio illuminato. Meraviglioso, lo stadio 10 Perché Reale. l'Agrigentino non può assistere a una partita serale? Perché magari la gente di giorno ha altri impegni, no? Perché non dobbiamo avere questa opportunità? Agrigento è una bellissima città, ma carente in tutti i servizi sportivi. Io però mi fermo a parlare di quelli perché è quello Tu sei che in questo stata momento mi assessore compete. della giunta, dell'attuale giunta del sindaco Franco Assolutamente sì. Luccichè. Perché non si riesce a fare l'impianto di illuminazione allo stadio Esseneto di Agrigento? Se ne parlava in giunta, ne Voglio parlavate tra di voi essere molto assessori. chiara e leale. Chiaramente io sono un assessore che si è dimessa da questa giunta. Già il fatto che io mi sia dimessa può dire molte cose. Si parlava, non se ne parlava abbastanza, ma non si è concluso chiaramente nulla. Io non ero assessore allo sport, ovviamente un'esperta della politica, però come persona sono una persona che generalmente quello che dice fa. E quando promette delle cose, quindi si espone, come mi sono esposta per aprire l'ambulatorio veterinario, l'ho È fatto. vero. Nessuno credeva in me come assessore perché ero una sconosciuta, però alla fine vedo e mi accorgo che la gente mi ha apprezzata e mi ha voluta bene, forse perché ho promesso poco e ho fatto più di quello che ho promesso. Invece vedo che negli altri si promette molto, ma non si fa. Io ricordo, in modo particolare, una giornata che era una giornata per me di estrema gioia, di orgoglio, che era la giornata quando siamo entrati in Serie Sì. D. Quella giornata avevamo La ospiti allo famosa stadio. partita contro la squadra palermitana, la vittoria in casa per 2-0 e la Per me è stata matematica un'emozione promozione immensa, in perché Serie comunque questa società D. E ti ho ha visto portato, molto commossa quella commossa, domenica sì. all'Esseneto, saltellavi come una pazza Come lì una sul pazza, Mount perché Erbosa in fondo io dell'Esseneto resto con la comunque sciarpa una al tifosa, collo. Eh no? sì, Quel giorno erano presenti il è sindaco e vero. l'allora assessore allo sport, che era l'assessore Ciulla. Sì. I video circolano, purtroppo ci sono, sindaco, non me ne volere, però avete dichiarato che entro il 2023 ci sarebbe stato lo stadio ristrutturato e l'impianto di illuminazione. Bene. Siamo quasi all'ultimo mese del 2023, non sono iniziati neanche i lavori. Io penso che il cittadino merita onestà, quindi quando si promette qualcosa, se non si è sicuro di farlo, evitare di fare promesse. È una politica vecchia, di quella che non deve più appartenere alle nuove generazioni. Diamo un esempio di concretezza. Questo non mi è piaciuto, perché io come tifosa
prima che come dirigenza, mi sono sentita presa in giro. Quando io ero assessore non mi sono molto interessata di questo tema, semplicemente perché? Perché avendo il mio compagno che era presidente e patron dell'Acragas, potevo entrare in conflitto di interessi, quindi poteva sembrare che io spingessi perché avevo degli interessi. Quindi mi sono voluta tenere al di fuori. Una delusione estrema. Ora c'è l'assessore Piparo che devo dire, a differenza dell'assessore Ciulla, che si è occupato più degli spettacoli che dello sport, perché Agrigento non manca solo lo stadio. Purtroppo la piscina continua a non essere aperta, ci sono problemi, persone che hanno seri problemi di salute e hanno bisogno di fare quel tipo di attività. Il palazzetto dello sport ancora è chiuso. Purtroppo io lo dico a malincuore perché parlo di un collega a cui voglio bene e che stimo, però una cosa è la persona, una cosa è la politica. Se la politica, oltre alle parole, non seguono i fatti, si è falliti come politici, vuol dire che non si fa bene. E io lo dico senza mezze misure. Purtroppo con lo sport avete fallito. E un'altra cosa che è Sì. gravissima, io mi tolgo tutti i sassolini, oggi sono dirigente dell'Acragas e faccio l'interesse di questa società, ma anche di chi crede nello sport. Purtroppo c'è stata una grandissima opportunità che gli altri comuni hanno sfruttato e che pure io da assessore nelle mie competenze ho sfruttato per la violenza sulle donne. Era il PNRR. Sì, è vero, Molte, molti evidentemente. comuni limitrofi hanno lo stadio nuovo, hanno l'impianto di Grazie a questi illuminazione. Io finanziamenti. chiederei, capisco da ex amministratore le difficoltà che l'amministratore incontra per porre in essere tutte quelle cose che servono per presentare un bando. Ma non è stato presentato. Cioè, veramente, se vogliamo essere all'avanguardia, se vogliamo essere una città di cultura, dobbiamo avere gli strumenti, dobbiamo avere anche la mentalità che rappresenti la cultura del Quindi fare. anche questo treno Questo bando è si è stato perso, perso. questo bando è stato perso. Ovviamente i comuni non hanno risorse. I comuni non hanno risorse È che con vero. propri fondi possono rimodernare lo stadio, però il comune ha perso il PNRR, quindi ha perso il bando, non ha voluto dare lo stadio in gestione. Eh sì, Parliamo più di uno volte stadio richiesto importante dall'ex che è patron stato Demi. dato in gestione al Trapani per 30 anni, perché non si può pensare. Anche la San Cataldese ha il campo in gestione. Sì, ma non posso dare un campo uno fa investimenti di milioni di euro per 5 anni perché non li ammortizza. Una volta mi sono molto anche arrabbiata col sindaco che disse che gli stadi servono solo per fare partite di calcio. In tutta Italia negli stadi si fanno i concerti. Quindi un imprenditore che investe in qualche modo deve avere l'utilizzo dello Più stadio volte anche per Demi altre ha cose. esternato questa Io richiesta la di mia avere il campo in assolutamente non gestione. vuole essere E di una ammortizzare polemica. le spese. Non vuole essere una polemica, ma vuole essere semplicemente una rappresentazione della realtà. Devo a questo proposito dire che oggi l'assessore Piparo, a differenza, è molto più presente. L'assessore Piparo è presente, sta facendo dei lavoretti. Non so, sono dei lavoretti che chiaramente non sono strutturali come quelli che Sì. servono, però si vede la buona volontà, si vede la buona volontà e il suo interessamento. Sta cercando dei fondi affinché io spero che ci riesca. Perché davvero, se non si trova una soluzione, anche con tutti i buoni propositi della società di investire di più, fare di più per il prossimo anno, noi siamo bloccati. E certo, non si può programmare il futuro se non c'è un impianto ammodernato. Parlavi di promesse non mantenute da parte dei politici, ma anche alcuni onorevoli hanno promesso mari e monti all'Acragas. Ti Diciamo che di risulta? più si è avvicinato inizialmente all'onorevole Di Mauro, che riteneva cosa giusta, che uno stadio venisse ristrutturato, che ci fosse l'impianto di illuminazione, insomma, se un domani dobbiamo salire di categoria, non ce lo state impedendo. L'onorevole Di Mauro tutti questi discorsi l'ha fatto in maniera molto forte, soprattutto nella campagna elettorale per le regionali. Dopodiché io l'onorevole Di Mauro non l'ho visto più e non credo che sia un comportamento corretto parlare di fronte ai tifosi, fare queste promesse circa il suo interessamento, poi noi sappiamo tutti il rapporto che l'onorevole Di Mauro ha col sindaco Miccichè, quindi voglio dire,
sono state delle promesse non mantenute. Non è una cosa che io voglio andare contro l'onorevole di turno o il mio sindaco, che è una persona a cui voglio bene, non me ne guarderei bene. Però in realtà io non posso non dire le cose come stanno. Hanno fatto delle promesse prendendo in giro i tifosi, la società e tutti quanti. Non solo per quanto riguarda lo stadio, ma anche per le altre strutture sportive. Tra l'altro l'Acragas sta programmando anche il rilancio del settore giovanile. Vuole fare una scuola calcio Acragas, questa ma città senza non le strutture molto. Sportive. Questa città non offre molto. La vedo dura. Quando io parlo di inclusione e socialità, proprio per questo sto pensando a fare la scuola calcio. Perché molti ragazzi possono comunque avere degli obiettivi, possono fare lo sport, un modo di crescere sano. Io dovrò rivolgermi ai comuni limitrofi, perché dove sono gli impianti qua da Agrigento? Mi sembra una cosa giusta? Cioè io veramente, prima che da dirigente e presidente dell'Acragas, come cittadina, io faccio un appello a questi politici. Cioè, datevi da fare, perché poi la gente si allontana dalla politica perché si parla troppo e non si fa nulla. E lo dico veramente a malincuore, perché parlo di persone a cui io voglio bene. Cioè, se non si è adeguati a fare ciò che si dice, bisogna anche avere l'accortezza di fare un passo indietro e lasciare spazio a chi le cose riesce a farle. Per te essere la prima tifosa dell'Acragas cosa rappresenta? Cosa la prima dire? Non penso di essere la prima, la chissà quante donne... La Presidente è la prima vera tifosa, prima... in questo senso. Io... Cioè per te cosa un orgoglio, è un orgoglio, io mi sento orgogliosa di questa squadra, pure quando sbaglia, perché quando si ama una squadra, quando si ama una persona, si perdonano i litigi, sì, si perdonano gli errori e si cerca di ragionare, di trarne insegnamento. Grazie da quegli mille. Errori, grazie, per fare meglio, no? Sì. E io quindi, anche se i ragazzi in qualche circostanza non hanno fatto bene come io speravo, credo comunque in loro e penso che dagli errori si possa costruire l'esperienza, che questa esperienza ci possa portare lontano. Ci sveli cosa hai detto ai giocatori dell'Acragas quando sei diventata la presidente? So che sei entrata nello spogliatoio, hai parlato con la squadra. Abbiamo vinto quel giorno. Sì, esatto, in casa abbiamo vinto. Io gli ho detto che per me quel giorno la parola d'ordine era vincere. Ma io l'ho detto con talmente entusiasmo. Gli hai guardato vincere. In faccia. Le ho guardati negli occhi, vincere. Mi hanno regalato quella vittoria, era quella con il Canicattì. E poi c'è una cosa che io voglio dire per quanto riguarda i ragazzi. Sì. Noi abbiamo una squadra fatta di bravi ragazzi, che a volte mancano proprio di quella cattiveria agonistica che io buoni, speravo di avere. Però è importante che in una squadra, che una squadra sia fatta da persone per bene. I nostri ragazzi sono delle persone per bene e non è una cosa da poco. Perché comunque io da presidente ho stima di questi ragazzi, della loro vita, della loro storia, del loro impegno. E quindi qualche errore lo perdono, perché so che questi errori saranno la forza e l'esperienza di un domani. Voglio farti anche complimenti e un plauso pubblicamente, perché tu hai lavorato tantissimo nel riportare la pace, tra virgolette, tra le tifoserie di Acragas e Licata. Hai lavorato tantissimo con l'ex questore d'Agrigento Ricifari, e sei riuscita ad aprire quel settore ospiti? Non sono stata io da sola, ma anche con la dirigenza dell'ICATA naturalmente. Sì, però come dirigenza cragantina ti sei presa in mano la situazione, sì. E alla fine ci sei riuscita. Complimenti. Sì, perché lo sport comunque deve avere dei principi sani. E questo è una cosa importante, perché i tifosi sono anche delle famiglie, sono anche, esatto, dei bambini, sì. Quindi bisogna dare esempio di vivere lo sport in maniera tranquilla. La violenza non deve esserci, perché la violenza è una cosa brutta sotto tutti i punti di vista e sotto gli aspetti. Quindi io mi sento in questo di fare un appello a tutti i tifosi, di pensare di essere esempio dei bambini che vi guardano e che magari siete anche quelli che rappresentate, essendo più grandi, un esempio da seguire. Quindi che anche nelle parole, nei gesti ci sia moderazione e rispetto per l'avversario, perché noi siamo lì per dare forza alla nostra squadra, non per offendere il prossimo, perché lo sport resta sempre una competizione sana
E io credo nei valori dello sport, che sono anche l'allenamento, il sacrificio, la dieta, perché non posso mangiare tutti come gli altri. Quindi questi ragazzi fanno dei sacrifici e sono molto giovani. Quindi per un giovane fare dei sacrifici a volte non è una cosa così scontata come può sembrare. Parliamo di Roberta Lala, non presidente dell'Acragas, ma imprenditrice. Che persona sei, Roberta? Per chi ti Questa conosce nostra poco. terra è difficile per chi fa l'imprenditore, perché come vedete la bellissima via Tenea, sono stati chiusi tanti negozi. Io ho una profumeria e gestisco un ristorante. Non è una realtà semplice, anche per quanto riguarda mi riconnetto tra imprenditoria e società. Ovviamente noi abbiamo gli sponsor, sono presenti gli imprenditori, ma non come si sperava. Si può fare di più, io spero che si farà di più. Purtroppo devo riconnettermi alla politica perché Agrigento Capitale della Cultura può essere un trampolino di Beh, lancio, deve, ce più che l'auguriamo tutti. può, io dico che deve, quindi riusciteci. Io credo che fino alla fine bisogna lottare per fare le cose in cui si crede. Credo che il sindaco in questo è stato un grande a riuscire a portarci ad avere questo risultato e sono sicuro che lui metterà tutte le sue forze per portarlo in maniera egregia, portando avanti i programmi con il quale si era presentato il progetto. Per il futuro, progetti, torni a fare politica? Tra un po' ci Sicuramente sono sì, le elezioni perché comunali, si io vota non nel so, non so. 2025, le europee. Io penso che molti ci lamentiamo Sì. delle cose come vanno, però bisogna anche scendere in campo se ti lamenti, non bisogna solo lamentarsi nei social, sono troppe lamentele nei social. In realtà penso che bisogna scendere in campo e dare di sé il meglio se si ama questa città. Io non avevo mai fatto politica, me ne sono innamorata, quindi tornerò a farla per me e per chi crede in me. E devo dire che oggi ad Agrigento mi trovo circondata di tante persone che mi vogliono bene e questo mi lusinga e mi rende veramente contenta. Domenica, prima della partita, mi ha colpito il messaggio che hai lanciato contro la violenza sulle donne. Eri molto emozionata, la voce tremolante, però un messaggio che ha colpito e poi ha ricevuto un grande applauso del tupparello di Acireale. Purtroppo questo è un tema molto, molto, penso che tocca la coscienza di tutti, deve toccare la coscienza di tutti, perché il femminicidio è un crimine contro l'umanità. Io non so cosa sta succedendo nella società, anziché diminuire, femminicidi aumentano. Anche là io sono stata conosciuta principalmente come l'assessore della protezione animali. In realtà, dopo 3 giorni che sono andata via, che mi sono dimessa, io ho vinto un bando di 1 milione di euro contro la violenza sulle donne. Purtroppo io di questo bando non ne sto avendo più notizia. Questo mi dispiace. Ci siamo aggiudicati 1 milione di euro, un bando PNRR su un bene confiscato, dove verranno degli appartamenti di prima accoglienza con annesso un centro antiviolenza. Io spero che lo portino a compimento perché il bando è stato aggiudicato, ma non ho più notizie. Voglio dire una cosa in merito alla violenza sulle donne. Io credo che sia importantissima la rete sociale. Io credo che la violenza non sia lontana da noi, ma appartenga a tutti noi perché entra nelle nostre coscienze. Io ho negli occhi l'immagine di Giulia. Per me era poco più di una bambina, la sua 22 anni. espressione così gioiosa. È una vita distrutta, quella sua e della sua famiglia. Io credo che noi dobbiamo imparare ad ascoltare anche quello che non viene detto delle persone che ci stanno attorno, perché a volte ci sono delle richieste di aiuto silenziose. E tutti noi creare una rete umana verso le persone che si trovano in queste circostanze, perché la rete umana non ti isola e ti salva. Noi con il nostro apporto possiamo salvare chi si trova in difficoltà. Quindi non tiriamo, questo è proprio un appello che faccio, non tiriamoci indietro e non banalizziamo se qualcuna subisce uno schiaffo. Uno schiaffo non è solo uno schiaffo, uno schiaffo è violenza e può essere anche l'inizio di una violenza più importante.
Quindi facciamoci un esame di coscienza tutti noi, cerchiamo di essere socialmente presenti nei confronti degli altri. Questo è importantissimo. Bellissimo questo messaggio. Grazie, Davide. Questa è l'ultima puntata del 2023. Ti chiedo di fare un augurio di buon Natale ai tifosi e per il 2024 cosa dobbiamo aspettarci? Dobbiamo aspettarci quello che già ho promesso e quello che era l'obiettivo per quest'anno. Noi quest'anno ci dobbiamo consolidare nella categoria D. Io non sono per natura una persona che si accontenta, quindi per quest'anno noi ci accontentiamo nella categoria D. Noi il prossimo anno dobbiamo fare un campionato, non dico per andare, ma ce la dobbiamo giocare, dobbiamo andare oltre, crederci. Non vi arrabbiate se qualche partita va male, sta nelle cose. In questo momento il risultato ci dà ragione su quello che vogliamo, quindi vogliamo essere al centro alta classifica, lo siamo, quindi non vi arrabbiate più di tanto perché a volte leggo commenti catastrofici, non c'è nulla di catastrofico. Andiamo avanti, crediamoci e soprattutto stringiamoci attorno alla squadra. Sosteniamoli perché la squadra ha bisogno di questo. Noi abbiamo bisogno di voi con l'entusiasmo che vi contraddistingue, quindi di essere presenti numerosi allo stadio e sostenere proprio i nostri colori e i nostri giganti. Grazie Roberta per questa bellissima Grazie chiacchierata. Buon Natale a te, grazie. e Buon Natale a buon tutti, felice buone feste. 2024. Grazie a voi per l'attenzione. Saluto e ringrazio anche i colleghi Francesco Montefusco e Giacomo Chiarelli. Grazie di cuore, buon Natale e buon anno. Arrivederci.